difendiamo i pugliesi ad ogni costo, costi quello che costi. Sulle questioni di cui abbiamo parlato oggi, dell'Ilva, non ci accontentiamo di una sentenza del riesame che sì, sta, diciamo, consentendo la prosecuzione dell'attività della fabbrica, ma con un alto forno vecchio e che rischia comunque di continuare a inquinare e a mettere a rischio la vita degli operai. Noi chiediamo al governo di superare questa sentenza del riesame e di iniziare immediatamente la decarbonizzazione della fabbrica. Decarbonizzare la fabbrica significa chiudere le fonti inquinanti. E quindi su questa posizione voglio ringraziare il Presidente del Consiglio Conte e devo dire anche il segretario del mio partito Zingaretti, che hanno cambiato radicalmente la posizione sulla questione Ilva, andando nella direzione indicata dalla Regione Puglia della decarbonizzazione. Io rivendico che questa posizione è stata tenuta solo dalla Regione Puglia per anni e che solo da qualche settimana a questa parte è diventata la posizione comune a Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, due soggetti politici che ci hanno sempre attaccato violentemente, per ragioni diverse, quando la Puglia parlava della decarbonizzazione 4 anni e mezzo fa. TAP. Io sostenevo di non avere nulla contro i gasdotti. Il gas lo utilizziamo tutti i giorni nelle case per cucinare, per riscaldare l'acqua, per riscaldare i nostri appartamenti. Quindi la Puglia non ha nulla contro il gas. Avevamo una posizione molto più banale, apparentemente semplice, che era quella di non far arrivare il gasdotto in una zona particolarmente bella dal punto di vista ambientale, che era Melendugno. Avevamo chiesto che arrivasse più a nord, tanto più che quel gas comunque doveva andare a nord, nella provincia di Brindisi, a Mesagne, per attaccarsi alla dorsale SNAM. Avevamo detto che quello era il posto sbagliato. Questo è il decreto di citazione della Procura di Lecce, che sostiene, sia pure in una veste giuridica sicuramente più strutturata, sostiene la stessa identica tesi. Ci hanno fatto passare sia sull'Ilva che sul TAP per degli anti-industrialisti. Adesso che queste due posizioni sono diventate l'una la posizione ufficiale del governo in carica che Renzi sostiene, l'altra diventa oggetto dei capi di imputazione della Procura di Lecce. Questa è la Regione Puglia, questi siamo noi. Se qualcuno pensa di buttare a mare la difesa dei pugliesi che la Regione Puglia costituisce intrinsecamente, si è sbagliato. Noi ci batteremo, come ci siamo battuti su queste due vertenze, fino alla fine, costi quello che costi. Se TAP dovesse essere condannata, risarcirà il gravissimo danno che ha fatto alla Puglia, violando l'ambiente, violando la salute delle persone e soprattutto svolgendo la sua attività senza avere le autorizzazioni e le valutazioni di impatto ambientale necessarie. E non è ancora finita, è ancora pendente la questione sulla applicabilità della direttiva Seveso, che è la direttiva che si assicura della sicurezza degli impianti industriali.